Mister, buonasera, ben rivisto. Ti chiedo chiaramente, in sede preliminare, un commento su quello che hai visto per i 40 minuti di gioco che si sono disputati da parte dei tuoi ragazzi e da parte della capolista davanti a voi. Ma si è visto poco perché purtroppo il campo oggi non era nelle condizioni per poter giocare una partita di calcio e quindi si è visto poco. È un peccato perché si affrontavano due squadre, secondo me, in un buon momento che potevano far uscire fuori una partita bella. E purtroppo i 40 minuti sono stati un po', dai, un po' così, palla avanti e seconde palle. Confusione, non si riusciva a giocare, non si può dare un giudizio. Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo cercato di tenere botta quando ci calciavano loro sulla seconda, abbiamo cercato di guadagnare metri, sfruttare i piazzati. In parte ci è quasi riuscito, siamo andati vicini al vantaggio. E credo però alla fine sia giusto così, anche con l'infortunio dell'assistente, avremmo dovuto giocare tutto il secondo tempo senza assistenti e con un campo difficile. No, mister, proprio alla luce di quella che è la corsa playoff, ti chiedo, ecco, una valutazione, no? Visto il momento di quelle che sono le altre contendenti, non per farsi, tra virgolette, gli affari altrui, però insomma, credo anche che voi abbiate il dovere di iniziare a guardare quella che potrebbe essere la griglia finale. Ma è presto, c'è ancora 10 partite, noi sinceramente siamo in un buon momento, sia sotto l'aspetto emotivo che sotto l'aspetto tecnico, quindi siamo fiduciosi di poter finire bene questo campionato e arrivare poi lì a giocarci qualcosa. Gli altri, ripeto, io non sono abituato a guardare gli altri, è normale che ci stanno squadre importanti lì con noi e vedremo anche in che posizione arriveremo, in base a questo capiremo anche il nostro percorso. Nonostante le condizioni del campo, nonostante la forza della squadra avversaria, abbiamo avuto un approccio importante alla partita e abbiamo giocato solo metà campo avversaria e sicuramente meritavamo il vantaggio per quello visto nei primi 39 minuti, anche se l'occasione più clamorosa l'ha avuta Alba Longa su un calcio piazzato, però poi sono episodi che possono a volte decidere le gare. La prestazione fino a quel momento è stata una prestazione fatta con il piglio giusto e creando anche opportunità, angoli, calci piazzati. Sapete che io non ricrimino mai sugli arbitraggi, ma questa volta l'ho visto dalla panchina che era un rigore talmente netto, con un braccio aperto, che era impossibile non vederlo. Quindi è un episodio, diciamo, ne discutiamo, adesso che magari la partita è terminata in anticipo, però era sicuramente un episodio che ci poteva portare in vantaggio in questa partita. Però ne prendiamo atto e adesso vedremo quando sarà recuperata questa gara importante. Abbiamo anche la Coppa Italia, sapete, quindi impegni non mancano, però secondo me non si poteva fare diversamente. Il campo era nelle condizioni, diciamo, era impraticabile, non c'era il guardalinee, era una partita importante che poteva venire falsata, quindi penso che sia stata la decisione migliore. Mister, andava sospesa almeno 20 minuti prima, a tuo avviso? Ma sì, strada facendo il campo peggiorava perché i primi minuti la palla scorreva, si giocava, si riusciva almeno a fare qualche fraseggio, poi la palla ha cominciato a fermarsi, poi ci si è messo l'infortunio del segnalinie, quindi adesso ho 10 minuti, un quarto d'ora, una partita che doveva essere inviata perché le condizioni del campo non lo permetteva di andare avanti.